abbiamo difficoltà a allenarci, ma questo lo sapevamo, loro nettamente più energia di noi, poi loro hanno tirato bene, noi no, anche se non avevamo grandi, sicuramente senza Allan perdiamo tanto in attacco, lo sappiamo, anche gli spazi sicuramente sono diversi, perciò niente, peccato solamente per il divario, perché comunque i ragazzi ci hanno messo l'anima e niente, perciò logico che ci prendiamo questa sconfitta, lo sappiamo che è dura, perché comunque la classifica non è sicuramente bellissima dopo queste due sconfitte, però come eravamo fiduciosi dopo le tre dobbiamo essere ancora di più adesso concreti, speriamo di poter avere una settimana dove ci possiamo allenare, non dico al completo, ma almeno 5 contro 5 ed essere pronti per una partita in casa con Verona che diventa una partita, non dico fondamentale, ma importantissima. Si può ripartire dal parziale di 18-21 nell'ultimo quarto? Ma sì, ma guarda che noi lo sforzo c'è stato da parte di tutti, loro sicuramente molto bravi, ma soprattutto molto precisi al tiro. Poi sai, noi abbiamo trovato il miglior umè, dove sicuramente nell'ultimo mese non era questo umè di oggi, non siamo riusciti a arginarlo, però credo che la differenza sia stata sostanziale. L'ultimo quarto sicuramente ci ha fatto vedere che comunque non molliamo mai, e questa è la cosa più importante, soprattutto anche in vista appunto della prossima partita. Un ringraziamento comunque sempre ai tifosi che ci hanno sostenuto anche sul meno 30, grandissimi. Prima di andare in sala stampa, una battuta sul debutto di Mastrangelo. No, Brera ha fatto quello che ci aspettiamo, energia, ha fatto due bei canestri in contropiede, insomma, soprattutto adesso in questo momento abbiamo bisogno che lui ci aiuti in allenamento, ma è stato in campo, mi aspettavo questo, sicuramente è stato bravo. Si viene sempre per vincere, no? Una sconfitta così larga forse non ce l'aspettavamo, no? Ma credo sia una sconfitta figlia di queste ultime due settimane di allenamento in cui la squadra fa fatica a avere ritmo, a inserire magari falle, che alterna cose buone a momenti di buio, no? Ha fatto 12 punti alla fine, quindi magari il suo l'ha dato, però secondo me può dare molto, molto di più per fare un nome. Cioè. Comunque in fasi più importanti della partita, non alla fine, dici? Sì, più che altro sì. La squadra in questo momento ha perso un po' il filo logico, no? Quindi ad esempio Falchi è un giocatore di sistema non talentuoso, magari fa fatica a esprimere le sue potenzialità, per dire, ma è chiaro che poi se tu a questo gruppo togli Alan Ray, che il faro offensivo non solo che fa canestro, ma magari perché anche collassa la difesa, apre gli spazi ai compagni, è chiaro che diventa dura. Detto questo, ripeto, secondo me dobbiamo allenarci di più, dobbiamo trovare un pochino più di ritmo una settimana, allenarci di più non perché non ce l'abbiamo, ma perché siamo un po' in difficoltà. A livello numerico, no? A livello numerico oggi abbiamo pagato dazio contro una squadra che aveva perso 4 partite di fila, che ha giocato una super partita e che non ci ha concesso nessun tipo di possibilità. Io mi auguravo che magari loro fossero un pochino più magari ostaggio di questa crisi che gli ha portati a 4 sconfitte in fila e che magari ci regalassero qualche opportunità, invece no, ci hanno schiacciato, ne siamo stati lì, forse potevamo aspettarci un pochino più di cuore dai nostri, no? Magari un pochino più buttare il cuore tra l'ostacolo, ma probabilmente oggi la differenza era questa. Anche perché ricordiamo che Ferrara aveva vinto qui alla Unipol Arena a tempo scaduto e quindi le ultime 3 delle ultime 4 sconfitte erano arrivate fuori casa. Ci ho detto, la Virtus, avendo la vista tra andata e ritorno, è la squadra più forte tra quelle affrontate, secondo te? Secondo me sì, cioè io per quello che ho visto mi sembra una squadra più attrezzata, una squadra più completa, fisicamente molto strutturata. Poi è chiaro che Umesso gioca così, è un fattore, l'ho visto ultimamente giocare molto male, oggi contro di noi si ispira anche all'andata, ce l'ha fatto malissimo a Cividale. Mi sembra una squadra profonda, è una squadra che difende anche molto forte. Oggi sapevano che dovevano marcare Okoye perché lì era il nostro punto forte. Okoye ha fatto molta fatica, ha pasticciato, però anche in questo caso è difficile, ci diamo merito alla loro difesa, ma è difficile anche gettare la croce addosso a Steng, che sta facendo un campionato super. Chiaro che se Okoye ha un pochino di spazio, è un giocatore letale, se deve magari costruirsi un tiro con 2-3-4 zingarate va in difficoltà, quindi è una partita secondo me che deve darci solamente tanta grinta, tanta voglia di rifarci, perché domenica prossima con Verona dobbiamo vincere, dobbiamo fare una grande partita e soprattutto dobbiamo allenarci bene in settimana per fare in modo di... Oggi abbiamo immolato Alan, credo che se fosse stata l'ultima partita di campionato, una partita che ne so, vita o morte, avrebbe giocato. Abbiamo fatto un ragionamento di preservarlo per evitare magari ricadute, di evitare rischi, perché per noi una partita importante è quella di domenica prossima. Questo non vuol dire che sono tutti qua a fare vittime sacrificali, vuol dire che speravamo magari che il gruppo trovasse più motivazioni dalla sua assenza, che magari gettasse il cuore altro ostacolo, magari ci abbiamo provato all'inizio, ma la prima volta che loro hanno dato una scrollata forte, dura, abbiamo un po' stato bandiera bianca. Oggi forse la differenza era questa. Il debutto di Mastrangelo come lo giudichi?
Ma Lino l'ha buttato subito in quintetto, questo ti fa capire anche un po' la difficoltà, ha fatto due eventi con la squadra, ha buttato. Per me sarà utile, ha fatto due canestri contropiede, ha fatto una tripla finale, ha fatto 7 punti. Vedrà che ci darà una mano, soprattutto ci aiuterà in allenamento, ma poi quando Lino lo manderà in campo risponderà presente. È chiaro che deve capire anche lui dove è finito. Un bel esordio anche per lui, arrivare pronti via, venire in questa arena meravigliosa, un'arena d'Eurolega. Però insomma direi incoraggiante, ma io sono sicuro che con lui abbiamo fatto un buon piglio e sono sicuro che ci darà una grande mano. Poi insomma ricordiamoci che oggi abbiamo lanciato in campo Pinton dopo che 2 settimane che non giocava, o meglio si allenava con una mano sola, correva ma non tirava. Mauro ha risposto presente, ci ha provato, insomma, era una partita, io non prendo mai alibi e non esistono alibi perché mi aspettavo che la squadra, ti dico magari, buttasse un pochino di più il cuore, però probabilmente la differenza era troppa, però avevamo tanti alibi. Dani, che riesordio è stato in maglia più GSA e che Serie 2 hai ritrovato? Beh, sicuramente è un'emozione indescrivibile, poi un esordio in un palazzetto storico come questo sicuramente non potevo chiedere di meglio. Ammetto che ero molto emozionato, un po' agitato, però ho cercato di dare il meglio come faccio sempre, sono riuscito più o meno a calmare la mia tensione. Il ritorno in GSA dopo 6 anni è anche quella una cosa bellissima, non vedevo l'ora di tornare. In futuro ci ho sempre sperato, diciamo, comunque per me è sempre un onore giocare in prima squadra nella città dove sono nato e cresciuto. Ho comunque sempre seguito anche la Snaido quando ero piccolino, adesso poterci giocare è sicuramente una grandissima occasione che ho. E niente, la Serie A2 l'ho seguita in questi mesi tramite i social, sulla vostra pagina, sulla pagina di Trieste. Sicuramente è un campionato competitivo, pieno di grandi piazze, di derby quest'anno. Sarà sicuramente da divertirsi fino all'ultima giornata. Ti aspettavi di partire in quintetto? No, sinceramente no. Mi aspettavo di entrare qualche minuto, visto la mancanza di Ray, però di entrare in quintetto è stata una sorpresa anche per me. Ho cercato di fare il meglio per partire subito bene, ecco. Comunque tra Serie A2 e B la differenza è tanta, sia di intensità, di fisicità. Ho fatto 2 allenamenti. Mi sento abbastanza bene, però sicuramente devo ancora trovare la miglior forma per cercare di competere ancora al meglio in questa categoria. Come procede invece l'ambientamento, visto che sei arrivato da pochi giorni, no, in questo gruppo? Sì, sono arrivato giovedì a mezzanotte. Beh, i ragazzi la maggior parte li conoscevo già, con Stan e con H. Ho già giocato in 2 anni diversi, uno a Trieste e con Stan l'anno scorso a Matera. Vabbè, poi i ragazzi tipo Ricky Trucolo, comunque lo seguivo quando era lui in Serie A qua, l'ho sempre stimato, un giocatore che mi è sempre piaciuto. Con Andrea Treini ci ho giocato contro diversi anni, e con Pinton pure. Quindi sono entrato in un gruppo, Michi Ferrari lo conoscevo già, sono entrato in un gruppo che già la maggior parte delle persone conoscevo, tra cui anche il vice Bredotti, che tra l'altro è stato il mio primissimo allenatore quando ho iniziato a giocare all'età di 6 anni nell'UBC. Che sensazione hai avuto, Usa, a giocare qui alla Unipol Arena? Poteva andare meglio, anche in discorsi individuali per me, che ho sbagliato troppi canestri. Anche un po' dei tiri liberi, no? Un po' di tiri liberi 0 su 4, che non devo assolutamente farlo, ma si può migliorare ancora. Come sta la caviglia, Usa? Abbastanza bene, sempre gonfia, ma con il tempo si può risolvere. Domenica prossima partita da vincere contro la Tazzanis, no? Sì, veniamo domenica. Speri che venga tanta gente al palazzo, non citarvi. Sì, chiamo tutti di venire a fare il tifo per loro squadra, perché siamo loro squadra, noi giochiamo per loro, facciamo tutto per loro e devono venire. Teso gli avversari, anche se ha preso 20 punti comunque nel primo periodo, anche nel secondo qualcosa non è andato, però siete rimasti sempre in partita recuperando e poi nel quarto tempo è uscita la vostra esperienza. Insomma. Beh, credo che 2 volte rimontare da meno 15 in casa dell'UBC non sia da tutti e vincere alla fine, anche perché c'è un dispendio di energie terribile per recuperare 2 volte un divario del genere. Ci abbiamo creduto fino alla fine, questo è un gruppo incredibile che non molla mai e oggi abbiamo avuto la conferma. È stata secondo me una bellissima partita già da clima playoff e siamo felicissimi. Manca secondo me ancora una vittoria magari il sabato prossimo con la Servolana per cercare di tenere il secondo posto fino alla fine. Diciamo che voi avete chiuso molto meglio la difesa nell'ultimo periodo rispetto forse agli altri tre,
cui era un po' più morbida, ecco anche, sì, no? Anche l'attacco è frutto comunque della difesa. Nel momento in cui abbiamo difeso un po' più aggressivi, un po' più pronti sui blocchi e tutto, poi derivano rimbalzi, contropiedi, tiri in transizione che con Bortoluzzi, Ellero, Di Giust, Bellina sono il nostro pane quotidiano. Se invece difendiamo poco, come i primi 5 minuti del terzo quarto, e prendiamo 15-0, diventiamo macchinosi in attacco e diventiamo una squadra normale. Bortoluzzi ha mantenuto il sangue freddo nei momenti di difficoltà di questo Michelaccio San Daniele, perché con le tue realizzazioni da fuori, da tre punti, con l'intelligenza eccessiva che ovviamente non ti manca, come non manca anche i tuoi compagni, siete riusciti a stare lì in partita anche recuperando un passivo abbastanza forte. Quindi è andata bene, insomma, direi. Sì, è andata bene. La cosa più importante, secondo me, è che due volte siamo andati sotto di 20 punti e la seconda volta di 15 punti, e tutte e due le volte non abbiamo perso la testa e siamo rientrati in partita, che è un segno alla fine di che siamo un gruppo coeso e abbiamo la testa. È anche vero che alla fine, quando siamo in tutti come stasera, c'è sempre qualcuno che riesce a far canestro e recuperare. Però un'altra cosa molto importante è stata la difesa, perché comunque abbiamo tenuto l'UBC a 70 punti in casa loro e devo dire che siamo migliorati molto da inizio anno. Senti, dobbiamo dire che questo Michelaccio può solamente che migliorare, insomma, e l'unico cruccio è che c'è il Breg sopra di voi. Come si può cambiare questa situazione? Il Breg è tanto forte. E noi abbiamo perso un paio di partite per strada e secondo me la cosa più importante da qua a fine anno è tenere il fisico, non subire più gli infortuni che abbiamo avuto fino adesso. Quella è la cosa più importante, perché dal punto di vista tecnico ormai mancano poche partite con la Coppa. Secondo me l'importante è tenere fisicamente, dopo il playoff è un'altra storia rispetto al campionato. Come giustifichi tu il fatto che l'UBC è andata via il primo quarto alla grande, voi avete segnato veramente niente di 20 punti, perché che cosa c'era che non funzionava? Troppo veloci loro? Avevano una intensità incredibile, andavano al triplo di noi. Bisogna fare complimenti a Paderni, a tutto l'UBC, perché loro sono sempre incredibili da questo punto di vista. Già l'anno scorso, anche ai playoff, abbiamo subito molto la loro fisicità, e è che noi andiamo su con gli anni anche, insomma non è facile. Comunque avete recuperato, questi quello è importante. Sì, infatti quello è il segno più importante, è stato quello. Andrea Paderni con in braccio Linda per continuare la linea dei giovani, insomma, per questa UBC da Tecarso. Assolutamente. Ecco, i giovani che hanno dato veramente grande, grande dinamicità all'inizio della partita. Poi quando si mette in gioco l'esperienza, poi comincia a essere un problema forse. Sì, l'esperienza e anche le percentuali, perché oggettivamente poi nell'ultimo quarto loro hanno segnato tutte le volte che hanno alzato la mano. A noi è mancata proprio quello, un po' di percentuale in più, perché alla fine abbiamo preso, nell'ultimo quarto abbiamo sbagliato più di qualche tiro, insomma, costruito bene. Però secondo me abbiamo fatto una grandissima partita. Come dici tu, se tu paragoni l'esperienza e l'età nostra rispetto a loro, la distanza dovrebbe essere molto più ampia. In realtà noi oggi ci mancavano anche due giocatori importanti come Chierchi e Martinuzzi, abbiamo tenuto il campo alla grande e abbiamo fatto secondo me una grandissima parete. Infatti io ai ragazzi ho detto che se giochiamo così credo che ne perderemo poche. Come dicevi tu, loro grande qualità, bravissimi giocatori, veramente una squadra molto forte, grande esperienza e alla fine, intendo dire, quando noi siamo andati avanti anche bene, hanno reagito alla grande con qualità, esperienza e ottime percentuali. Però io sinceramente ai miei ragazzi non ho nulla da rimproverare, stiamo continuando a crescere, stiamo continuando a migliorare. Prova ne è che loro, che nelle ultime partite insomma avevano allungato le rotazioni anche con i giovani, oggi i loro giovani sono stati sempre seduti. Hanno giocato con gli 8 senior e basta, perché alla fine i miei erano veramente pronti. Sì. Sopra di 20 non si poteva tecnicamente, lo chiedo a te, insomma, che sei un tecnico, no, siamo stati fare sopra qualcosa. Di 15. Ecco, fare qualcosa, non so, cambiare la difesa, fare. Anche l'hai cambiata peraltro. Sì, ma guarda, di difesa ne abbiamo cambiate 4, quindi sai. No, in realtà siamo andati sopra di 15, però poi abbiamo preso un parziale di 6-0 in due azioni, quindi sai, è durato talmente poco. Sul primo abbiamo sbagliato un cambio difensivo, che ne abbiamo fatti 20 tutti uguali giusti, uno l'abbiamo sbagliato e Federico ci ha punito, e poi l'azione dopo abbiamo preso un tiro fuori equilibrio e Bortoluzzi ha messo una bomba in transizione senza ritmo da 7 metri, cioè sai, lì non c'è difesa che tenga, e quindi no. Però ti ripeto, io sono veramente molto orgoglioso dei miei ragazzi, secondo me hanno fatto una partita super.
l'Intermec perde di 4 punti, ma io direi che siete sempre rimasti in partita, avete recuperato anche quando siete andati sotto, e poi è mancato qualche guizzo, oltre a qualche imperfezione sotto misura nei momenti importanti, quel doppio palleggio, ad esempio il contropiede proprio agli ultimi secondi. Per me potresti stare contento, però non lo so se sei così, Domenico. Sono contento fino a un certo punto, sono contento della reazione dopo la bruttissima partita che abbiamo fatto nel turno precedente a Udine contro l'UBC, in cui abbiamo perso di 30 punti giocando veramente la peggior partita dell'anno. E stasera c'è stata una bella reazione e secondo me potevamo vincere noi come purtroppo hanno vinto loro. Dettagli, come hai detto giustamente te, per l'ennesima volta, dettagli che ci sono costati la sconfitta. E, chiaramente magari ci sarebbe anche da recriminare su altri fattori, ma non voglio aprire quell'argomento lì. Niente, prendiamo. Possiamo così ipotizzare gli altri fattori, però di qua e di là, insomma, al di là di tutto, anche se forse, vabbè, non apriamo questa sì, piaga. Non tocchiamo questo argomento, bravo, parliamo di basket. E niente, là la fortuna di sicuro non ci dà una mano, abbiamo una catena di infortuni infinita, però almeno ho visto i ragazzi lottare, combattere, e questa è la via. Prima o dopo qualcosa girerà anche a nostro favore. Comunque, ecco, la classifica non è così drammatica, anche se comunque la classifica si spezza a metà, cioè c'è la parte bassa e la parte alta, purtroppo, in questo campionato. Sì, il nostro obiettivo dichiarato fin dall'inizio è quello di salvarci, possibilmente evitando i play-out. Per evitare i play-out bisogna lasciare 4 squadre dietro, siamo tutte lì appiccicate, c'è il gran bagarre, però insomma sono abbastanza fiducioso visto lo spirito di questa sera. Dopo la partita di domenica scorsa Udine ero veramente, non dico disperato, ma molto giù, perché non avevo visto una squadra lottare. E giochiamo partita dopo partita, questi erano punti pesanti, perché secondo me Campoformido è una buonissima squadra, una delle più forti, e lo ha dimostrato, insomma. Quindi onore a noi che siamo riusciti a rientrare anche da gap di punti notevoli, quindi insomma va bene così. Diciamo che purtroppo li avete presi all'inizio dei quarti, no, l'ultimo quarto 10-0, 8-0, 10-0. Sì, beh certo, anche le rotazioni erano un po' limitate, mi mancava Kaus che mi dà una mano nelle rotazioni dei lunghi, mi mancava Denardo, un altro giovane che mi dà minuti nella rotazione dei lunghi, e il fatto che manca Matteo Celotto, insomma, senza voler piangere troppo, però niente, avanti con coraggio, con forza, e spero che prima o dopo qualcosa ci giri a favore. E dopo questa vittoria della DGM credo che Luca Malagoli chieda alla sua squadra maggiore continuità e concretezza, e anche, che so, concentrazione forse, perché buttar via 15 punti, li riconquisti, li torni a buttar via, a te non va bene, credo. Vabbè, sapevamo che su questo campo, con questo tipo di squadra qui, era difficile comunque gestire un vantaggio così, perché loro non mollano mai, onore a loro, perché sono sempre una squadra che lotta fino in fondo e che ti mette in difficoltà fino al 40esimo. Noi siamo stati, diciamo, un po' superficiali quando abbiamo avuto quel vantaggio, di pensare che la partita fosse già catalogata e già messa in cassaforte. Siamo al primo periodo, mi pare che eravamo tu sia al primo periodo, e come ho detto adesso ai ragazzi in spogliatoio, queste sono partite che con una grande mentalità vinci di 20, 25 spingendo sull'acceleratore, e d'altro canto se hai dei blackout come capitano spesso, il rischio è di riuscire ad arrivare punto a punto. Siamo stati bravi a difendere gli ultimi loro attacchi e concedergli poco, e noi a gestire poi almeno il possesso pieno di vantaggio. Hai comunque potuto ruotare anche tutti i tuoi a disposizione, più o meno tutti, insomma, no? Quindi sì, questo sì, ti sì, può sì. Far capire quanto possono valere anche chi di norma non è nei primi cinque. No, beh, assolutamente. Non hai i primi cinque, tu, mi pare. Che... Assolutamente no, diciamo che non abbiamo un quintetto omologato, e quindi cambiamo spesso a seconda della squadra che ci troviamo davanti. C'è da dire che oggi già alla fine del secondo quarto erano andati tutti quanti a referto, quindi di conseguenza erano tutti entrati in campo, e da lì poi chiaramente cerchi di incastrare le varie soluzioni a seconda dei giocatori. Buon Zaccheli con le bombe, che ti ha dato di nuovo all'inizio del quarto periodo il vantaggio importante.
Sì, Zach è venuto fuori con quei due tiri da tre punti e un tiro dall'angolo che ci ha rimesso di nuovo col naso avanti. E se non fossero entrate oggi parleremmo forse di un'altra cosa. Senti, questa partita ti dà allora l'opportunità di lavorare in un certo modo in virtù del derby, che non dico che sia sentito, però insomma è sempre derby tra sette giorni, no? Contro l'UBC, che troverai l'UBC col dente avvelenato perché ha perso oggi. Beh, sicuramente da adesso in poi il campionato riguarda solo il piazzamento ai playoff, no? Nel senso che ormai la situazione 8 è definita, quindi si gioca prevalentemente per cercare di avere un'acquisizione di un vantaggio. Voi siete nei primi 8, allora no ancora? Sì. Assolutamente sì, ormai cioè, io penso che ci debbano veramente essere delle congetture astraliche, troppe interposizioni negative per non... Quindi diciamo che oggi come oggi si giocherà solo al piazzamento della griglia per i play-off. Chi perde punti per strada rischia di arrivare nelle posizioni un attimino un po' più delicate, dove vai a affrontare squadroni che sono, diciamo... Già... Siete ottavi, avete gli break, credo. No, no, beh, noi adesso come adesso siamo quinti. Okay, quindi il campionato è sesti, lungo, quinti, sì. Quindi il campionato è lungo, cerchiamo di non mollare, cerchiamo di giocarci ogni partita sempre con la voglia di costruire qualcosa per poi arrivare ai play-off per essere veramente concreti, e speriamo di avere continuità.